Questo sono io qualche tempo fa e come si vede dal mento in terza classe di Angel ero attanagliato da un dubbio, una domanda che sicuramente tutti voi vi siete posti: quale sarà il borgo più bello d'Italia? Ho quindi deciso di preparare il mio zaino fotografico e di mettermi in macchina per scoprirlo. Oggi siamo venuti a Bobbio, recentemente votato come il borgo più bello d'Italia. Visto che l'Italia ha i borghi più belli del mondo, a mio avviso, mi aspetto moltissimo. Vediamo un po' com'è questo posto. Come in ogni video devo assolutamente piazzare uno dei miei adesivi con il contest Trova i miei adesivi e vinci uno spritz e perlomeno uno o due timelapse. In questo caso però era anche necessario il drone perché ovviamente quando si parla di Bobbio bisogna parlare del Ponte Gobbo o cosiddetto Ponte del Diavolo. Questo simpatico nomignolo deriva da un'antica leggenda che vuole come protagonisti San Colombano e appunto il diavolo. E San Colombano fece un accordo con il diavolo che promise di costruirgli un ponte in cambio dell'anima del primo essere vivente che lo avesse attraversato. Il diavolo ottemperò alla sua parte del patto, ma se la prese in saccoccia, in quanto San Colombano fece attraversare per primo il ponte ad un cane. All'epoca la cosa parve un grande affare, oggi probabilmente gli procurerebbe le ire di tutti gli animalisti. Aneddoti satanisti a parte, Bobbio di certo non delude il suo visitatore. Se ci capitate vi consiglio di lasciarvi rapire dalle viette del centro, di perdervi un po' per le viuzze della città che sono veramente bellissime e chiaramente di visitare il castello, è sicuramente un luogo che merita.